Gentili signore e signori, buon anno, buon 2010, di cuore e con molto affetto. Io esprimo subito, è chiaro che dovessi dire qualcosa, la soddisfazione dell'amministrazione comunale di Lamezia e dell'intero Consiglio. Questa è la prima iniziativa dell'amministrazione comunale che si svolge nel Teatro Grandinetti dopo i lavori che sono stati effettuati. Noi come Comune, io l'ho già scritto, pensiamo di poter, chiediamo di poter svolgere in questo teatro anche altre iniziative pubbliche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, proprio iniziative dell'amministrazione del Comune di Lamezia. Nella nostra città, anche in quest'ultimo anno, come negli anni scorsi, come è avvenuto in tutti questi 5 anni, gli spazi culturali e per le iniziative artistiche, di spettacolo, si sono ampliate. C'è il Teatro Grandinetti, c'è anche il Teatro Politeama, è un teatro pubblico, c'è il Teatro Umberto, c'è d'estate l'Abbazia Benedettina, il Castello, insomma c'è stato un ampliamento. E tutto questo è importante perché dà la possibilità alla nostra città di avere più eventi di rilievo e di importanza. E anche il fatto che in questi giorni, stasera c'è il concerto del Comune, domani sera ci sarà Politeama e Katia Ricciarelli che fa venire l'amministrazione provinciale. Ieri c'è stato in questa stessa sala, ci sono stato anche io, il concerto indetto dall'associazione Teatro Grandinetti. Bisogna intenderlo non come un fatto concorrenziale, ma come un arricchimento della possibilità per i cittadini di avere tanti momenti di cultura e di spettacolo. Del resto, voi sapete, io lo dico sempre, noi puntiamo su 2 cose. Puntiamo su una fondazione dei teatri per la nostra città, quindi i teatri pubblici, il Politeama, il Teatro Umberto e naturalmente il Teatro Grandinetti e altri spazi che ci possono aprire, così come il fatto che il Comune abbia recentemente comprato all'asta il cinema Grandinetti di San Biase, che sarà ristrutturato nei prossimi anni dalla nuova amministrazione comunale, è riprova proprio concreta del fatto che quando anche questo teatro sarà messo all'asta, il Comune, il futuro Comune di Lamezia, come è chiaramente detto oggi, potrà concorrere per fare in modo che anche il Teatro Grandinetti sia patrimonio pubblico della nostra città e dei nostri cittadini. Grazie e buon anno a tutti. Buonasera, buon anno, grazie per essere intervenuti così numerosi al nostro tradizionale concerto. E con molto piacere che ritorniamo qui al Teatro Grandinetti. Io, come operatore di Antalabio, abbiamo fatto tantissime cose qui, ringrazio l'ingegnere per questa ospitalità. Voglio semplicemente dire qualcosa sull'orchestra. Abbiamo un'orchestra di grande valore, di grande prestigio. Le nostre iniziative hanno sempre puntato sulla qualità. Basta dire che questa orchestra è stata ospite 3 giorni fa del Teatro Rossini di Pesaro e ieri è stata ospite al Teatro Biondo di Palermo, per il Comune di Palermo, per 2 concerti. Un'orchestra di grande prestigio con un programma, credo, di particolare interesse, che quest'anno ha una novità, la presenza di un grande soprano di livello internazionale, Natalia Margari. Più di ogni parola che potrei esprimere io sul programma, credo che illuminante sarà l'ascolto di questa orchestra e penso che la serata di oggi sarà una nuova bellissima serata di musica. Ricordo a me stesso e a tutti voi, per chi non l'aveste fatto, di spegnere i cellulari o, se proprio è necessario, tenerli accesi con il silenziatore. Auguri, buon anno e a tante altre iniziative musicali di qualità.